tutti, bentornati sul mio canale. Come state? Io sono appena rientrato da Boavista, sono in shock termico e in shock sociale. Anzi, a breve potremo fare un bel video report sugli spot di Boavista, in modo da potervi dare qualche consiglio se volete andare in quello che è, secondo me, il paradiso per il wing foil. Torniamo a bomba sul nostro argomento. Oggi vi voglio parlare di quello che secondo me è il foil tutto fare per eccellenza. Parliamo dell'RRD Blades abbinato al Carbon Must 85. Vediamolo insieme. Prima di iniziare sapete già che dovete iscrivervi al canale, condividete e commentate questo video, ovviamente se vi piace. Tutti i prodotti che proviamo oggi sono disponibili presso i ragazzi di Caucao a Sarzana, quindi chiamate Paolo, vi lascio i contatti, disturbatelo che vi consiglierà qual è il foil migliore per voi. Ormai utilizzo questo foil da circa un anno e l'ho testato davvero in tutte le condizioni, sia in acqua piatta che in onda formata. Me lo sono portato a Capo Verde e me lo sono goduto alla stragrande. Iniziamo dicendo subito che il rapporto qualità, prestazioni e facilità di utilizzo è al top. Parliamo di due front, la 1250 e la 950, abbinate a uno stabilizzatore 195, a due fusoliere, una in carbonio e una alluminio, una un po' più lunga da 76 e una da 66, un po' più corta. Il tutto abbinato al piantone top di gamma Carbon 85. Se in questo momento state utilizzando il Dynamic, pensate ad un passaggio al Blades, perché vi cambierà il modo di andare in foil. Le front. La linea Blades è una linea chiamata Freestyle Wave e High Performance Slalom. Ciò significa che sono ali progettate per fare un po' tutte le discipline ad un livello più che buono. Le misure di queste ali vanno dalla più grande, la 1850, fino alla 530. Hanno un aspect ratio che va dai 6 ai 6.5. Ovviamente ogni misura eccelle nelle sue condizioni. Le misure grandi, la 1850 e la 1500, vi garantiscono un ottimo lift e comunque un'ottima scorrevolezza rispetto ad altri foil di grande volume. Mentre invece le misure intermedie, la 1250, la 950, la 850, sono ottime sia nello slalom, nella velocità, nel free race, diciamo, sia in mezzo alle onde, perché hanno un'ottima manovrabilità. Ovviamente quando scendiamo di misura e andiamo sulle più piccole avremo ottime prestazioni di velocità, abbinato ovviamente a uno stabilizzatore più piccolo, e ovviamente saranno leggermente più difficili da utilizzare. Ma tutta la serie Blades vi assicuro che è molto molto semplice e intuitiva. La 1250 è la mia front più grande. Ha un ottimo lift, ma soprattutto è molto intuitiva e molto semplice da manovrare. Parliamo di una front da 1250 cm quadrati di superficie, un wingspan di 86,5 cm, una corda di 19 cm e uno spessore di 18 cm al massimo. L'aspect ratio è di 6,5. Ad esempio a Capo Verde questa front mi ha salvato la vita parecchie volte, perché a Boavista il vento non è sempre fortissimo, a volte ci sono condizioni un po' marginali e con quest'ala io mi sono divertito tantissimo, anche quando le giornate erano un po' più fiacche, in acqua piatta a provare nuove manovre. La 950 è la mia preferita. Crea un feeling spettacolare, è molto intuitiva, ha un'ottima velocità, ma soprattutto è molto più semplice di altre front a parità di volume. Le misure della 950 sono 950 cm quadrati di superficie, un aspect ratio di 6,5, quindi aumenta leggermente rispetto alla 1250. Abbiamo uno spessore di 19 cm, quindi rimane uguale, una corda di 15 cm. Ovviamente la larghezza della front è circa 79 cm. Una volta che avrete fatto il piede a questa ala, potete davvero pensare di sceglierla come ala unica, perché comunque sia abbinata a una buona vela, anche nelle giornate di vento medio-leggero, porterete a casa un'ottima uscita. Il lift è buono,
e soprattutto è buono il glide, quindi riuscirete anche abbastanza agevolmente a superare alcuni buchi di vento. Ovviamente dovete sempre pensare che avete sotto i piedi 950 cm² di superficie, quindi non aspettatevi miracoli, ma può essere un'ala tuttofare lo stabilizzatore. Gli stabilizzatori della linea Blades vanno da 250 cm² a 165. Io uso il 195 e lo abbino sia alla 1250 che alla 950. In realtà questo stabilizzatore, in questa misura, nasce per essere abbinato solo alla 950. Ma io mi trovo molto bene anche con la 1250. Dona molta più scorrevolezza, è molto più reattivo e è uno stabilizzatore che secondo me va benissimo sia con vento leggero che con vento un po' più sostenuto. Fa il suo dovere sia alle basse velocità che alle andature un po' più veloci. Fusoliere. Parliamo di due fusoliere, la 66 in alluminio e la 76 in carbon. Vi dico già che io abbino la 66 alla 950 e la 76 alla 1250. Perché? Perché la fusoliera più piccola, 66, regala un po' più di manovrabilità, un po' più reattiva, mi trovo bene quindi con la 950, un vento un po' più sostenuto, mentre invece la 1250, la 76 in carbonio è un po' più stabile, mi trovo meglio con la 1250, magari mi aiuta un po' anche nel vento un po' più leggero. La differenza tra le due sostanzialmente è il peso, quella in carbonio pesa circa 300 grammi in meno di quella in alluminio a parità di lunghezza, perché le fusoliere in alluminio vanno dalla 100 alla 58, mentre invece la carbon esiste solamente 76. Tempo fa esisteva anche la più piccola, la 66, ma è stata tolta di produzione, quindi se per caso ve ne capita una usata, fate attenzione prima di comprarla. Un'altra differenza tra la carbon e l'alluminio è che le viti nell'alluminio vengono avvitate tramite degli elicoil, cioè delle mollette in acciaio inserite nella fusoliera, mentre invece nella carbon la vite è avvitata direttamente nel carbonio filettato. È un'ottima soluzione quella degli elicoil in acciaio perché aiuta a preservare un po' la corrosione e comunque anche in caso di malfunzionamento del filetto o se si dovesse sfilettare per qualche motivo potete cambiare la molla all'interno, un'operazione abbastanza semplice. Il piantone. Parliamo del piantone in carbonio SW85 York 27. Migliorato rispetto agli York 26 sia perché è più sottile, molto più rigido e soprattutto anche la base è molto più resistente, quindi non avremo problemi nei salti. Inoltre, essendo più sottile, ha uno spessore massimo di 15 cm, garantisce prestazioni veramente ottime. Questo mast dà piena fiducia, difficilmente mi ha tradito, è veramente rigido e ha un ottimo rapporto qualità-prestazione. Le connessioni con la fusoliera sono due viti M8 e due viti ulteriori laterali M6 di sicurezza, chiamiamole. Mentre invece la piastra sotto ha gli svasi sempre per le viti M8 e sono molto comodi gli svasi perché facilitano un po' il montaggio del foil sulla tavola. La piastra è molto robusta, molto bella, la base della piastra è trattata in modo da non rovinare la nostra tavola. Secondo me questo è uno dei mast più belli che ho mai utilizzato. Forse non il più veloce, ma sicuramente un mast di una qualità costruttiva eccezionale e soprattutto un mast che dà fiducia ed è rigido il giusto. La misura di questo piantone è unica, 85, ed è studiato solamente per il windfoil. We'll be right back.
prova in acqua. Quanto pesano questi aeroplanini? Allora, il Blaze completo 1250 pesa 3,8,75, mentre invece il Blaze 950 pesa 3,7,65. Il Blaze, secondo me, è il foil che vi proietta nel mondo dell'intermedio avanzato senza crearvi traumi eccessivi. I prezzi sono in linea con le altre case di qualità. Però RRD vi garantisce nei suoi foil la possibilità di intercambiare le front con qualsiasi modello di front RRD, quindi dal modello più beginner al modello più avanzato. Una volta scelto il mast, anche il top di gamma, e la fusoliera, anche la top di gamma, potete partire da una front beginner per arrivare a godervi al meglio il Blaze, che vi permetterà di progredire in maniera facilissima. Trovo queste front estremamente intuitive e semplici, manovrano molto bene e sono molto stabili. Difficilmente questo foil vi andrà in overlift, non è mai nervoso, sarà più le volte che vi salverà perché sbaglierete qualcosa piuttosto che vi disarcionerà. Il lift è buono. Io con la 1250, peso 68 kg, mi trovo molto bene, con una 5 in alula parto con 20 davvero medio leggeri, si può dire anche leggeri. Una volta su, queste due front hanno un ottimo glide e supererete sicuramente i buchi di vento con facilità. Abbiamo finito anche questa volta, io vi saluto, mi raccomando iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, condividete, commentate e chiamate Paolino di Caucau per farvi dare qualche consiglio. Noi ci vediamo presto in acqua e in altri video. Ciao ciao!